Buonasera a tutti da Roberta Feriziani, bentornati a questo appuntamento in diretta di Italia Città Aperta. Staremo insieme dalle 21.30 fino a mezzanotte e mezza per raccontarvi questa settimana dell'Italia dal punto di vista della politica e cosa è successo. I fatti sono tanti, continua la guerra in Ucraina, la possibilità da parte della Gran Bretagna di fornire delle armi all'uranio, che insomma sono armi nucleari, e la cosa non fa ben sperare, la possibilità di un tavolo di pace in cui, diciamo, trattative voleva essere fautrice la Cina, ma l'America Biden si è subito opposta a questa negoziazione da parte della Cina, e poi Meloni che ha incontrato Macron, e quindi sembrerebbe essersi un pochino rotto il disgelo, soprattutto per quanto riguarda il tema migranti. Affronteremo vari argomenti. Vi presento subito il nostro opinionista Antonio Arabbia, grazie per essere con noi. Ma grazie a te Roberta, buonasera a tutti, grazie per l'invito ancora. E ai comunicati stampa Ludovica Iacovacci, e poi ancora Cinzia Santangeli, e Lorenzo Petrucci all'RVM Video, e in regia Federico Aielli. Allora, la squadra è pronta, comunichiamo subito l'arrivo, sì, dell'onorevole Erika Mazzetti di Forza Italia, con la quale ci colleghiamo subito. Buonasera, onorevole. Buonasera a tutti voi e grazie per il grande video. Grazie a lei per essere con noi. Allora, onorevole, partiamo subito da una cosa che ha creato un po' di panico fra gli italiani: l'adeguamento delle case green, dove in Italia sembra che 9,7 milioni di edifici sono assolutamente tutti da riqualificare. Lei, che è anche tra l'altro un'addetta ai lavori, che cosa ci può dire di questo adeguamento green? Se dovesse essere questa data, il 2035, ma forse slitterà ancora, non si sa. Comunque, un impegno importante per tutte le famiglie italiane. Io voglio sperare che ci sia un contributo da parte dello Stato, che insomma non si è affidato sulle spalle degli italiani. Che cosa ci dice e soprattutto qual è la posizione di Forza Italia verso questo provvedimento lanciato dall'Europa? Guardi, la posizione di Forza Italia è molto chiara dall'inizio del provvedimento. Noi siamo certamente a favore di efficientare gli immobili, ma non perché ce lo impone l'Europa, ma perché i nostri cittadini ne hanno necessità. Prima di tutto per far bene alla persona, ma anche per un risparmio sulle bollette. Ma come sempre sono stati fatti errori nei tempi e nelle modalità. E mi spiego meglio. Così com'è la direttiva europea, che ancora diciamo è in fase di elaborazione, però si traccia la linea, anche se è stata migliorata, questo lo devo dire, anche grazie al Partito Popolare, dove Forza Italia è forza importante all'interno. Dovremo efficientare all'anno 800.000 unità abitative ogni anno per arrivare a raggiungere l'obiettivo, perché nel nostro paese mancano il 75% degli immobili da efficientare, che devono essere portati in categoria D, e con un investimento che va circa di 50 miliardi annui per fare queste cose. Allora, noi sappiamo benissimo che è impossibile, il nostro tessuto imprenditoriale e anche statale non ce lo può permettere, lo sappiamo benissimo, e non possiamo assolutamente accollare tutte le spese sugli italiani. Per cui il nostro impegno è forte. Io sto incontrando tutte le categorie economiche, professionali e fornitori di questo settore, sia per uscire in modo dignitoso dalla follia del superbonus 110%, ma anche e soprattutto per programmare il futuro. Perché l'errore che ho fatto negli ultimi anni con questi bonus a pioggia, che in alcuni momenti sono stati anche essenziali, ma sono stati fatti in modo non regolare, e oggi ne paghiamo tutte le conseguenze, ma dobbiamo pensare a una politica industriale vera e propria del settore edilizio, programmato a lungo termine, con norme chiare e certe che non devono cambiare durante il provvedimento e che nemmeno devono massacrare le casse pubbliche. Noi abbiamo bisogno nel nostro paese di fare l'efficientamento energetico, ma lo dico a 360 gradi, perché si parla molto spesso non come l'insieme di tutto l'immobile. L'immobile va visto da tutti i lati, quello della coibentazione per l'efficientamento energetico, che è fondamentale sia per risparmiare sulle bollette che per le emissioni esterne e per far stare meglio ai cittadini, ma dobbiamo iniziare a pensare anche all'efficientamento idrico. Noi dalle case, delle abitazioni, sprechiamo un sacco di acqua che potrebbe essere riutilizzata con macchinari che esistono, perché l'Italia per la tecnologia è al massimo a livello nazionale, e anche sismico. Per cui
dobbiamo in modo sereno, abbiamo diversi mesi davanti, io ho già iniziato a preparare una proposta di legge che mi sto confrontando con le categorie economiche e professionali affinché si faccia una legge strutturale di interesse, diciamo, collettivo, ma anche quello di dare premialità a chi più incentiva dal punto di vista energetico, sismico e tutto quello che è il sistema edificio, perché l'edificio va visto come sistema unitario. Certo, senta, onorevole Mazzetti, da parte della Confedilizia c'è un grido d'allarme sulle case green, infatti affermano si rischia la patrimoniale. Ecco, ma è vero, l'altro è un rischio la patrimoniale. Questa è una possibilità, sì. Un rischio ancora più importante da non sottovalutare, che già iniziamo a vedere gli effetti, cioè la questione dei mutui. Per coloro che prendono la casa con un mutuo a lungo termine, già diverse banche, mi risulta parlando con agenti immobiliari, che rifiutano quegli immobili che non sono, che sono ancora in classe G. E ecco, la notizia di qualche sera fa, una trasmissione, uno dei sindacati delle banche affermava che da giugno questo diventerà una regola, cioè per gli immobili in classe G sarà quasi impossibile accedere a un mutuo, perché negli anni poi, se viene fatta, tanto in un modo o un altro verrà cambiato la direzione, questa hanno dei problemi a rimettere sul mercato l'immobile, perché perderà di valore l'immobile, e non ce lo possiamo permettere noi questo, perché l'edilizia è il motore trainante. Dopo anche l'aumento dei mutui, già c'è stato, sì, sì. Bene, anche questo diventa un dramma per il settore. Tra l'altro, se non ci sarà questo adeguamento, nella legge è scritto che non si potranno più affittare né tantomeno vendere, quindi no, diventa un immobilismo preoccupante. Questo mi permetto, grazie anche all'impegno, dicevo prima, sono state fatte diverse modifiche, fra cui anche questa, pare, almeno da questa bozza che è stata approvata la settimana scorsa, che non ci sia questo vincolo, come non ci sarà il vincolo per gli immobili nei centri storici di alto livello, segnalata la sovrintendenza, eccetera. Però ecco, è ugualmente un danno. Certo. Dicevo prima, perché chi se la prende una casa in classe G, che per efficientare vuole almeno 50.000 euro, con un rischio di svalutazione totale e di compatibilità con altri immobili che magari sono nuovi e hanno una classe energetica in classe almeno I e. Tra l'altro si parla di classe D europea, non è sicuramente la classe D italiana della testata di prestazione energetica, e anche questo è un problema, perché nel nostro paese abbiamo una regola diversa con parametri diversi, ogni regione ha la sua testata di prestazione energetica. Se lo immagina paragonarlo con quello europeo, cioè, ci vorrà del tempo anche per questo, e 7 anni per l'edilizia è pochissimo. È pochissimo. Siamo assolutamente d'accordo. Poi tra l'altro, come diceva lei in apertura, abbiamo visto il bonus 110, tutte le frodi che sono partite, tutti i disastri che si sono creati, le banche che hanno iniziato a dare, poi si sono fermate. Insomma, c'è un rischio enorme di una svalutazione totale degli immobili, ma anche di creare delle falle che poi sarà difficile risanare. Quindi speriamo che con il vostro atteggiamento critico e soprattutto risolutivo, come è stata cambiata questa del fatto dell'affitto e della vendita, che non c'è più questo comma, ecco, continuate a battervi affinché ci sia una rivoluzione in questo, perché così come è stata posta è un danno enorme per tutti i cittadini italiani e per tutti quelli che hanno la proprietà di una casa, che diciamo è il sogno italiano, no? Avere un immobile. Mi permetto, per agganciarmi a questo tema importante, pare che i lavori fatti per quanto riguarda il superbonus 110% ha lanciato questo allarme la presidente di ANCE, non dovrebbe essere, diciamo, valido per la nuova direttiva delle case green, per cui ecco, è un problema più. Allora, io credo, guardi, sono sempre più convinta che dobbiamo chiudere con tutti i bonus a pioggia, 110% compreso, ma prima dobbiamo assolutamente dare la possibilità a tutti coloro che hanno investito credendo in una legge di Stato di non avere i soldi propri nei cassetti fiscali bloccati, ma di rendere liquidità.
e il governo ha fatto una grande apertura in questo. Ne sono molto soddisfatta perché sapete la mia battaglia da circa 2 anni e anche nell'ultimo mese, mozione, ho cercato emendamenti perché dobbiamo mettere a sicuro queste persone. Tant'è che il governo si è preso tempo fino a lunedì per dare i pareri relativamente alla cessione dei crediti incagliati per trovare una soluzione. Proposte ce ne sono tante, credo fondamentale un accordo anche fra ABI e le parti economiche di settore, che dovranno poi decidere anche i termini e i parametri. Ecco, questo mi fa un immenso piacere perché ne ero certa, però ancora a maggior ragione il centrodestra, il governo, salvaguardia imprenditori, professionisti e cittadini. Ecco, però io credo che da oggi bisogna chiudere con il 110, risolvendo questo dannoso problema, non certo creato dal governo Meloni, perché da 5 mesi ci siamo, tutto il tema frode, tutto questo che poi chi ha sbagliato verrà punito, non spetta a me e a noi dirlo, però dobbiamo veramente metterci d'impegno, io lo sto già facendo con il mio gruppo parlamentare, per fare un piano vero industriale di incentivi che devono essere proporzionali all'efficienza energetica e sismica, ma soprattutto devono essere premianti, e anche la cessione del credito con sconto in fattura non potrà essere abbandonata per tutto e tutti, ma dobbiamo trovare una nuova leva fiscale, perché sappiamo benissimo che i meno ambienti, che mai potranno avere delle disponibilità economiche per fare certi investimenti, dobbiamo, diciamo, trovare una soluzione. Questa potrebbe essere una, le stiamo studiando diverse. Intanto credo che per il settore il 2023, mi passi il termine, è salvo, perché a dicembre scorso sono state presentate un numero esagerato di pratiche in comune che dovranno essere terminate tutte entro il 2023. Senta onorevole, per quanto riguarda la crisi bancaria, abbiamo visto negli Stati Uniti la Silicon Valley Bank e a seguire la Signature Bank che hanno fallito, e in Europa abbiamo la Swiss Bank. A questa si è aggiunta la notizia di questa sera che sarebbe in grave crisi anche una banca tedesca. Ecco, subito da parte degli italiani c'è paura per i piccoli risparmiatori, perché potrebbe crearsi quello che è un effetto domino a cascata su tutte le banche e quindi ritrovarsi con nulla in mano. Ecco, abbiamo un sistema di salvataggio italiano. Lei crede che questa crisi bancaria che sta colpendo l'America e poi a seguire anche l'Europa sia circoscritta lì, o c'è anche un rischio per le banche italiane? Avendo lei il polso, insomma, della situazione nel governo e vedendo come stanno andando le cose. Allora, io non ho gli strumenti tecnici per poter dare una certezza su questo, però sia il ministro Giorgetti sia la presidente del Consiglio Meloni hanno assicurato che le banche italiane sono solide. Abbiamo poi la Banca d'Italia che controlla, la BCE che, insomma, controlla abbastanza. Io, insomma, vorrei sperare che sia, diciamo, una situazione circoscritta a quello che diceva lei, che il nostro paese non venga, diciamo, le nostre banche toccate, ma ahimè sappiamo benissimo queste situazioni che partono dall'America, purtroppo ne abbiamo un'esperienza 2007-2008 della grande crisi finanziaria, che se anche se noi siamo solidi non avessimo problemi, ci potranno essere poi qualche problema. Però io credo che gli italiani possono stare tranquilli. Come ha detto, ripeto, la Presidente Meloni e il Ministro Giorgetti, che hanno il polso loro sì della situazione, perché hanno i conti e la gestione in mano delle banche, e credo, insomma, che faremo il possibile affinché diciamo, gli italiani non rientrino in questo baluardo delle banche, e che sia anche per fuori, perché poi diventa un problema anche noi, circoscritto. Certo. A questi casi diciamo isolati, e che si risolva il problema per tutti, perché il danno che poi ormai in questa globalizzazione in cui siamo parte attiva e all'interno diventerebbe un problema per tutti. Certo, se si ripetesse gli errori fatti nella crisi finanziaria 2007-2008, ma io sono certa, insomma, che dagli errori a volte si ritrovano anche delle soluzioni. Certo. Veniamo un attimo al reddito di cittadinanza, che è stato abbassato, è stata fatta questa nuova dicitura agli occupabili, verrà dato di 700 euro soltanto alle persone che inabili proprio al lavoro, per le altre sono 350 euro,
di cui una parte destinata anche all'affitto eventualmente di 280 euro che dovrebbe essere versato direttamente al proprietario di casa senza passare per le mani, no? Del cittadino che usufruisce di questo reddito. È stata molto criticata questa manovra, dicendo che, soprattutto ovviamente dal Movimento 5 Stelle, che è stato il promotore, che poi ha vinto, possiamo anche dire, la campagna elettorale del Sud Italia, proprio promuovendo questo reddito di cittadinanza. Ecco, questo ripristino del reddito di cittadinanza va verso un'occupazione reale di queste persone che sono senza lavoro? Guardi, noi siamo molto convinti che intanto le persone che non hanno la possibilità di vivere in modo dignitoso va aiutato. Su questo non c'è nessun dubbio, come i disabili o chi ha un disabile in casa, gli anziani, cioè queste persone, cioè il lato umano per noi è fondamentale. Però allo stesso tempo ci sono anche tante, tante, e la maggior parte, la stragrande maggioranza di persone che può essere occupabili. Visto che le categorie economiche di diversi settori, a partire dal turismo, ma anche dall'agricoltura e da altri settori, dice che c'è una forte carenza nel nostro paese di persone da mettere a lavorare. Ecco, sicuramente c'è un gap che va risolto, cioè fra l'offerta e la domanda, perché questo è vero, è un problema che però dobbiamo risolvere. Ci stanno lavorando le commissioni idonee. Però, ripeto, il bonus a pioggia, l'era del bonus a pioggia deve finire. Il Movimento 5 Stelle ci ha fatto la sua storia politica, la sua storia politica mi sembra sia abbastanza al tramonto, e gli unici due baluardi che gli erano rimasti era il super bonus 110%, e vediamo che, io ripeto, al momento poteva essere anche una misura eccellente, ma vediamo oggi che quelle modalità fatte sbagliate ne stiamo pagando le conseguenze tutti. E il reddito di cittadinanza, se li vediamo anche questi due, magari dal 15%, in qualche ora passeranno al 5%. Certo, È la diciamo, giustamente. possiamo concordare su questo, onorevole, che il reddito di cittadinanza del periodo Covid, dove tutti hanno perso il lavoro, dove non c'era possibilità di avere lavoro perché è stata ferma proprio l'economia in quell'anno, forse è stata una misura giusta. Però al momento che insomma il Covid è passato, hanno ripreso tutte le attività, è normale che le persone devono essere occupate. Però secondo un'indagine della Confesercenti risulterebbe, onorevole, che sono soprattutto i cinquantenni a non avere lavoro o che l'hanno perso. Ma sono una categoria di non specializzati in niente, cioè non hanno una specialità. E quindi, per esempio, gli industriali chiedono più immigrazione o chiudiamo bottega perché sono, diciamo, adattabili a fare multitasking. Ecco, l'immigrato si adatta a fare tutto, mentre invece l'italiano o ha la specialità o non lo fa. Quindi impiegare questo tipo di persone è anche un po' difficile, perché i famosi navigator, lei ricorderà, onorevole, non sono serviti a niente. Se non ad avere un gruppo di persone che hanno chiesto a loro volta di essere impiegate a tempo indeterminato in una struttura. Quindi, diciamo, era una richiesta su richiesta, ma non è che hanno trovato loro lavoro a queste persone, perché poi, quando sono stati presi in causa direttamente e chiamati, hanno cominciato a dire se gli SMS non ci funzionavano, il sito si era bloccato, insomma, varie scuse per giustificare il fatto che non avessero fatto assolutamente niente. Ecco. Questa categoria di occupabili, che però non ha nessun tipo di specialità, sarà diciamo, un regalo dei 5 Stelle sulle spalle da dover sistemare? Oppure avete anche in questo campo un'idea, onorevole? Una persona, io credo che non ha diciamo disabilità fisiche o di altro tipo, in 3 anni che quasi che recepisce la cittadinanza, se aveva la volontà di impegnarsi nel lavoro, poteva fare corsi di formazione, poteva andare Certo. a imparare. Ecco, questa è una scusa che non regge assolutamente. Uno, se ha bisogno di lavorare per camparsi per se stesso, la famiglia, si adegua a fare qualsiasi tipo di lavoro. Cioè, Certo. perché poi tutti i tipi di lavoro è dignità, è qualunque Assolutamente. tipo di lavoro. Per cui questa è una scusa che non sta in piedi, che la cultura italiana non è propensa a questo, perché noi siamo una repubblica basata sul lavoro, la cultura del lavoro l'abbiamo sempre avuta, e mi dispiace che nel giro di 3 anni in molti casi si stia perdendo questa cultura. Ecco, questo non può essere più permesso. Chi fisicamente sta bene, a 50 anni siamo persone in grado di fare qualsiasi tipo di attività, va a Certo. formarsi,
va a fare quello che c'è necessità di fare e anche di spostarsi, perché tutti ci spostiamo per lavorare e non vedo nessun problema di spostarsi, di accettare con, diciamo, la dignità di avere anche i giusti diritti e doveri, questo non c'è nessun dubbio, certo. E non lo rivendichiamo questo, ma dobbiamo anche pensare a una flessibilità del lavoro diversa, cioè il lavoro fisso sotto casa, ahimè non esiste più per nessuno ormai. No. Conte vi ha accusato tutto il centrodestra, che se ci sarà una risalita della criminalità è dovuta proprio al fatto che è stato ridotto il reddito di cittadinanza, perché questo aveva permesso, con questo assegno appunto, di togliere i criminali dalla strada. Come rispondete? Guardi, io sono molto, diciamo, disgustato da questa dichiarazione. Prima di tutto perché lui è stato presidente del Consiglio, una delle più alte cariche istituzionali del nostro Parlamento, è ancora attualmente parlamentare, e credo che noi che facciamo questa cosa, cioè facciamo parlamentari, siamo rappresentanti del popolo, rappresentiamo le istituzioni, non ci possiamo permettere di fare certe dichiarazioni, assolutamente. Noi dobbiamo invece trovare tutti quei sistemi, quelle forme affinché la gente stia bene, che trovi il proprio lavoro con dignità e che possa vivere con dignità, farsi la propria strada, la propria famiglia, realizzare i propri desideri. Ecco, questo è più un incitamento a delinquere, è il verso contrario, e non ci si può accettare assolutamente da un ex presidente del Consiglio ancora in carica nel Parlamento italiano, assolutamente è inaccettabile, e forse però non sa più a dove arrampicarsi e cerca, diciamo, di aizzare quello che è il suo elettorato, che sa benissimo che se gli va via anche questa diciamo legge, gli sparisce completamente. Certo. Senta, un'ultima domanda, onorevole Mazzetti. La Schlein, appena insediata, ha detto che trova, insomma, una certa spaccatura all'interno del centrodestra. Nello specifico, ognuno va un po' per conto suo, anche per quello che riguarda il lavoro, il salario minimo, eccetera. Come risponde lei alla Schlein che Forza Italia, Fratelli d'Italia e la Lega si sono un po' spaccati, secondo la sua visione? Guardi, io non vedo nessuna spaccatura, non siamo un partito unico e di questo è la realtà, altrimenti saremo diversi. Abbiamo tre, anzi quattro, perché c'è anche noi moderati, che fa parte di questa grande centrodestra, esistiamo da circa 30 anni alleati, ognuno ha le sue specificità, peculiarità, valori, però siamo complementari e ogni qualvolta, per fortuna non abbiamo un pensiero unico, ci confrontiamo e troviamo sempre una soluzione. Il salario minimo tutto il centrodestra non l'accetta, assolutamente, abbiamo scritto anche nel programma elettorale e oggi noi dobbiamo non, diciamo, promuovere il salario minimo, che è una cosa vergognosa nel 2023 e anche indegna per le persone, assolutamente, anzi molti, la maggior parte ci rimetterebbero con il salario minimo, perché il contratto nazionale del lavoro ha paghe più alte, tra l'altro fatto con sindacati che dovrebbero proteggere, diciamo, il settore dei lavoratori, e noi dobbiamo invece pensare a delle politiche industriali, a creare infrastrutture e tutti quei provvedimenti che aiutano a avere più posti di lavoro, a guadagnare meglio, a dare più possibilità agli autonomi di stare meglio, creare nuovi posti di lavoro agli imprenditori, calando certamente il costo del lavoro per gli imprenditori, perché non ci scordiamo mai che ogni qualvolta si sente tutte molte persone di sinistra dire la solita retorica: siamo il paese con il salario più bassi d'Europa, del mondo, di tutto, ma non dicono mai quanti, ed è giusto, quanti diritti hanno i dipendenti nel nostro paese, perché pagato TFR, tutte le tasse pagate, 31 giorni di ferie, giustamente malattia, negli altri paesi non ce l'hanno, tempi enormi per rinunciare al lavoro, eccetera. Guardiamo al 360 gradi. Poi che le politiche del lavoro vanno riviste e migliorate non c'è dubbio, però non ho mai sentito un sindacalista o uno di sinistra dire quanto poco guadagna un professionista o un autonomo o un artigiano. Allora che forse
ci mette del suo, sta a lavorare non certo le 6-8 ore, ma lavora molto di più, investe del suo, ci mette corpo, anima e tutto quello che ha, patrimoni economici e finanziari, e a volte arriva a fine mese e magari avere lo stipendio di un dipendente, per cui insomma è la stessa retorica, anche loro si agganciano a questi vecchi baluardi di sinistra che ormai sono sorpassati. Noi invece dobbiamo premere perché ci sia più imprenditori che pagano meno tasse per, certo, i propri dipendenti, e che chi ha uno stipendio di 1.500 euro lo possa anche raddoppiare, ma perché l'imprenditore non deve pagare la tassazione per lui. Certo. Bene, grazie. Io la ringrazio, onorevole Erika Mazzetti, deputato di Forza Italia, per essere stata con noi e averci risposto a queste domande così interessanti. Grazie, grazie onorevole, buon fine settimana e alla prossima intervista. Buona serata. Grazie a tutti, grazie, buona serata a tutti. Grazie. Allora, diamo la linea alla pubblicità, poi continuiamo con tanti ospiti a Italia, Città Aperta.